Siamo in diretta, la solita l'opinione, e come sapete dobbiamo parlare sempre delle solite cose mentre siamo qui in diretta. Non facciamo, possiamo altro che vedere la tristezza dei luoghi soli, cioè non ci sono persone che passeggiano, non ci sono più le piazze piene e alla fine esultano i giornali con i soliti roboanti, come dico io, sistemi, 34.000, ecco qua abbiamo il dato, 34.000. Mi piace tra 4.000 infetti, nuovi infetti, però la cosa più interessante è che è in diminuzione ovviamente i contagi generali, però scritti in piccolo, 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 come l'avevo dicendo da qualche giorno. Ecco, quello che non mi è piaciuto assolutamente, Conte, spero che lei vada sempre più giù nei consensi, perché lei evidentemente so che si basa molto su quello, lei non può farci la predicozza del Natale quando lei se ne è fregato per tre mesi, agosto, settembre, ottobre, ha avuto la possibilità di organizzare evitare la seconda ondata, invece se ne è fregato completamente, non ha saputo organizzare nulla, né trasporti, né scuola, quando la sua ministra pensava solo ai banchi con le rotelle e difendeva tutto come se fosse l'ultima delle battaglie, e invece adesso ci fa la predicozza. Il Natale non è solo consumismo, consumismo che lei sta fomentando, perché ci costringe a comprare cose direttamente da Amazon perché non c'è un'alternativa, i negozi sono chiusi, e dopo che la gente ha lavorato sabato e la domenica i negozi sono chiusi, quindi quando andremo a comprare i giocattoli, è chiaro che i giocattoli, i regali andremo a comprare telefonando il pomeriggio o trovando altre cose. Non possiamo accettare la predica, perché lei non è prete, quindi non può fare la predica del Natale visto come sentimento, visto come aggregazione cristiana. Sicuramente questa è una cosa squalidissima, uno stato, come dire, che si è etico, come lo chiamerei io, non si può assurgere a questo tipo di funzione dettando la morale di certi eventi, di certe feste che evidentemente appartengono al clero, quindi alla religione, e quindi non possono essere assunte a strumenti da parte del Stato. Ecco un'altra cosa un po' particolare qui in Veneto. Sto notando che c'è la caccia a quello che non rispetta le regole, a parte il fatto che comunque è una giungla di regole, non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro. L'ultima volta, ieri, sono andato a fare la spesa da solo, perché voi sapete che non si può più fare la spesa in compagnia di mia moglie, mi sono messo a parlare con una mia amica, il gestore, e faccio nome e cognome, Lanno di Milano, ha chiamato i carabinieri pensando che questa persona fosse una mia moglie, e ho dovuto spiegare che quella non era mia moglie, l'avevo semplicemente incontrata. Ecco, questi direttori di supermercati untori, presunti come dire, etici, che sono là a bacchettare e a fare la sacra inquisizione sulle cose giuste da fare, andrebbero presi a calci nel sedere. Fatevi i fatti vostri, fate i cartelli fuori. Anche là, pure da Lanno, sono stato beccato dalla guardia, che la mascherina era soltanto appena scesa dal naso. Quindi questo atteggiamento di chi addirittura per la strada ti rimprovera, non hai messo la mascherina, oppure sotto mi arrivano i messaggi, non avete capito che la mascherina non serve a nulla per la strada, perché non è che noi abbiamo l'alito ulceroso oppure quello dei draghi, avete presente, cioè la malattia si prende se frequentate un ambiente chiuso per un'ora e mezzo, come scuola, autobus e bar superaffollati quando si vedono le partite per due ore, tutti assieme abbracciati, le feste, cioè poi si è capito, ma non camminando per la strada, quindi un po' di buon senso, questa energia che avete di riproverare la gente, dirigetela verso Conte che vi sta rovinando la vita, perché non vi rendete conto che vi sta rovinando la vita. Vi sta rovinando la vita, perché ormai non pensate più in maniera lucida e pensate con la testa di Conte, si mettete tutti a fare i carabinieri. Allora io direi a questo direttore, che è uno di questi giorni, andrò a trovarlo, uno di questi direttori del Dilanno di Milano, ma cosa c'è nella zucca? Fai un avviso al microfono, signori, guardate, non potete fare la spesa a coppie e avvisate la gente, fate cultura semmai, non repressione. Questo atteggiamento che c'è qua, fisso in merito della spia, di quello che così anche i politici, i sindaci sono piene scatole della gente spiona, fatevi i fatti vostri, protestate contro Conte, andate a protestare contro Conte. Vi lascio, ci sentiamo domani ho un'idea da proporvi su come fare veramente una protesta nei confronti dello Stato, perché ormai le proteste in mezzo alla strada, di cui i giornali non parlano mai, secondo me non servono una beata, puntini puntini. Domani ne parleremo, alla prossima, a domani.